Festa grande a Roma per i 60 anni di Renato Zero, di cui 40 trascorsi sotto le luci dei riflettori. Il cantante ha dedicato ai suoi sorcini 8 concerti a Villa Borghese, cuore verde della capitale. E loro, che da decenni lo seguono e lo sostengono, gli hanno reso omaggio con una mostra all'Alibi, locale della Movida Testaccina. A curiosare tra i rari cimeli raccolti per l'occasione non potevano mancare alcuni volti noti, come quello dell'ex geffina Floriana Secondi, di Francesca Rettondini e degli amici Andrea Dianetti e Martina Stavolo. Mi piace perché è un poeta, Io a dire la verità l'ho anche conosciuto. E devo dire che ti travolge in quello che dice. Poi lui ha sempre un occhio di riguardo per i giovani, per l'ambiente, insomma è uno che si batte molto per questa nostra terra, è quello che di lui mi piace maggiormente. Poi si sente anche nelle canzoni, insomma, no? È rivoluzionario per eccellenza nella musica, è non solo è un cantante ma credo sia un personaggio a tutto tondo, un artista veramente a 360 gradi e poi in assoluto la sua sensibilità nello scrivere, e a mio modesto parere credo sia l'unico ad avere questa sensibilità. È un personaggio, è una persona di cuore, e tante volte purtroppo le persone non capiscono che magari è vero che diciamo che il personaggio, l'artista diventa grande anche grazie al pubblico, soprattutto grazie al pubblico, però tante volte l'artista è anche umano, c'ha anche i propri problemi e magari uno lo incontra e magari lo incontra e pretende sempre di avere la disponibilità dell'artista, e spesso e volentieri Renato insomma è disturbato tra virgolette, diciamo che vorrei essere disturbata io come disturbano a lui, dalla mattina alla sera ogni momento, quindi tante volte purtroppo perdoniamolo perché lui è uno solo e noi siamo in tanti che lo amiamo e lo adoriamo.